Quando si parla di dreadlocks e sport, la combo intuitivamente sembra creare dei problemi per cui alcune persone che magari sono sportive decidono di non farsi dread e magari alcune persone con i dread decidono di rinunciare a fare sport. In questo video vorrei un attimo indirizzare, non si dice indirizzare in italiano, comunque vorrei parlare di questi problemi e vorrei parlare di alcune soluzioni che ho raccolto nel corso del tempo. Molte di queste soluzioni non le ho provate personalmente, però sono cose che ho ricercato molto per capire se, insomma, cioè, per capire come fa la gente in sostanza. Ce ne sono di tutti i tipi di persone con i dread che fanno sport. E anche a livello competitivo, insomma. Per iniziare vorrei anche dire che ovviamente è molto bello avere la pettinatura che vogliamo, che sentiamo più affine con il nostro sentire, però non dovremmo permettere che questo ci fermi dall'avere, diciamo, delle abitudini salutari oppure dal praticare delle attività che ci piacciono. E per cui vi parlerò un po' così dei problemi principali e di alcune soluzioni. Per iniziare, il problema principale è quello del sudore e molti mi hanno chiesto come si fa a gestire il sudore, nel senso che noi con i dread non possiamo lavarci i capelli in continuazione, però è fastidioso avere sudore sullo scalpo che poi quando si secca diventa pruriginoso, insomma ci fa prudere la pelle e può anche irritare la pelle. E quindi da quel punto di vista lì del sudore ci sono diverse soluzioni, o diciamo cose che ci possono aiutare, una delle quali sono queste fasce giganti. Io purtroppo non ho questo tipo di fasce giganti, però ho diversi tipi di fasce che uso per andare a correre in particolare e che mi aiutano. Per esempio questa qua mi copre le orecchie, quindi mi aiuta anche a tenere calde le orecchie in questo periodo invernale. L'idea con queste fasce sarebbe di assorbire il sudore prima che praticamente si secchi in testa, in sostanza. Poi ho anche un'altra fascia, sono piena di fasce perché così posso anche lavarle, insomma, cioè quando ne lavo una, ne ho sempre un'altra da usare e in particolare le uso per andare a correre, perché poi quando, a parte andare a correre, faccio yoga, che però non mi fa sudare molto, e anche perché la mia testa tendenzialmente non suda così tanto, quindi da questo punto di vista probabilmente sono fortunata. Però in ogni caso, una cosa che viene consigliata online, in particolare da persone che hanno culturalmente hanno i dread, e quindi sono, diciamo, i dread sono una loro identificazione dal punto di vista culturale proprio, cioè appunto discendenti di africani oppure africani stessi molto spesso hanno i dread come parte della loro identità culturale e quindi sono molto motivati a tenersi i dread. E queste persone di solito consigliano, quando la cute diventa un po' irritata dal sudore, per evitare di farsi lo shampoo tutti i giorni, che comunque irriterebbe un po' la cute. Una cosa che loro consigliano è di usare degli spray rinfrescanti, e metterò dei link qua sotto a Dreadlab, che è il negozio che uso io di solito per comprare le cose per i dread, e ci sono degli spray che aiutano a rinfrescare la pelle e contrastano questa sensazione di irritazione o questo prurito, e quindi molti consigliano questi spray. Per cui, per quanto riguarda il sudore, le due soluzioni principali sono appunto indossare una fascia per tutta la durata dell'allenamento e anche nelle giornate in cui non facciamo lo shampoo o non ci laviamo i capelli, usare semplicemente uno spray, un pochino, sullo scalpo, e quello dovrebbe aiutare a prolungare il tempo di attesa tra due shampoo. Un altro problema dello shampoo è che il problema principale, diciamo, che ci impedisce di farci lo shampoo tutti i giorni è che i dread stanno tanto effettivamente ad asciugarsi, e quindi anche questo problema può essere, diciamo, indirizzato. Dico sempre indirizzato perché in inglese è address, però può essere risolto con determinate accortezze. Ad esempio, è sempre possibile nel caso in cui sudiamo tanto oppure ci dà particolarmente fastidio il sudore, quindi lo spray non basta, la fascetta non basta. È sempre possibile lavarsi solo lo scalpo, non è, nel senso, bisogna tenersi i dread con una mano e con il telefono della doccia praticamente indirizzare l'acqua solo sullo scalpo, cercando di tenere i dread in sé abbastanza asciutti nei limiti del possibile. E poi ci si asciuga con un asciugamano, ovviamente in microfibra, perché sennò si intrappolano tutti questi pezzettini di fibra tessile nei dread e si tampona bene. E poi si potrebbe anche usare un phon. E per quanto riguarda il phon, molti consigliano di usare questa specie di casco
che si attacca al phone e si vede in tanti video. C'è anche un video in italiano, se non sbaglio. Io non lo uso perché i miei dread comunque ho notato che si asciugano all'aria senza problemi. Ogni tanto mi metto a lavorare davanti al termosifone quando li ho appena lavati, quindi non ho questo problema. Non ho comprato questa cuffia, però in molti consigliano di usare questa cuffia. Metterò anche un link qua sotto su magari eBay. Su Dreadland non ce l'hanno purtroppo, probabilmente la includeranno nello stock, nel catalogo presto, però per il momento non c'è. E quindi questa potrebbe essere un'idea, perché la cuffia permette di mantenere l'aria calda dentro. Intuitivamente secondo me è un po' un controsenso, perché l'umidità in teoria, cioè secondo me, dovrebbe anche un po' rimanere, però sembra funzionare, sembra accelerare i tempi di asciugatura dei dread. Per cui dal punto di vista dello shampoo si può decidere di farsi una specie di sciacquo dello scalpo semplicemente per risciacquare via il sudore, che altro non è che acqua e sale in sostanza, e magari anche qualche altra cosa, però è solubile, quindi non serve che massaggiamo i capelli, non serve che mettiamo sapone né niente per sciacquare solo il sudore, per cui questo potrebbe essere molto utile. E poi appunto il cuffia casco, non so come si chiama. Se siamo fanatici di sport acquatici, quindi i capelli si bagnano spesso, lì bisogna semplicemente fare compromessi. Se si guarda anche la cultura del surfing, molti surfisti hanno i dread, per cui non è una cosa impossibile avere i dread, fare sport acquatici, insomma. Magari non è il massimo dal punto di vista della salute avere questa massa bagnata per ore, però dipende anche dal clima. Magari se è abbastanza caldo si asciugano con più facilità. E per quanto riguarda l'asciugatura veloce, una cosa che può aiutare è fare i lavaggi profondi regolarmente e anche usare prodotti specifici che non lasciano residui, perché il residuo dei prodotti che usiamo, che rimane intrappolato nei dread, che rimane comunque sempre intrappolato anche se usiamo prodotti specifici, rimane un pochino, e quindi va lavato via, perché altrimenti questo residuo fa una specie di pappetta che rende l'asciugatura molto più lenta, e quindi questa è un'altra cosa a cui dobbiamo pensare. Quindi fare il lavaggio profondo, o il video se vi interessa, se non sapete cosa sia, ogni 3 mesi o 4 mesi o quel che è, quando vi serve, però ricordarsi di farlo, perché aiuta questa pappettina a non crearsi, e quindi i dread in teoria si asciugheranno nel minor tempo possibile, insomma. La questione del residuo, quindi di fare i lavaggi profondi e di usare shampoo buoni o prodotti che sono specifici per dread, è una buona idea, anche perché un altro problema dello sport con i dread è che i dread pesano, soprattutto se sono lunghi, e quindi possono essere molto scomodi, oppure possono impigliarsi mentre facciamo movimenti, e quindi non è proprio così pratico. Però ovviamente pesano di più nel momento in cui c'è del residuo nei dread, quindi è importante cercare in tutti i modi di combattere il residuo di prodotto, quindi appunto usando prodotti specifici e facendo il lavaggio profondo. Un altro problema, ad esempio, è che facendo sport abbiamo comunque bisogno di farci lo shampoo più frequentemente, e possiamo farci lo shampoo 2 volte a settimana con i dread senza problemi. 3 volte a settimana diventa già tanto, e molti consigliano di non farlo perché potrebbe rovinare i dread, in particolare le radici, in particolare se usiamo il metodo dell'uncinetto per sistemarceli. Manda un po' in vacca il lavoro massaggiarsi i capelli con lo shampoo 3 volte a settimana, è una cosa molto sconsigliata da tutti. E anche il movimento in sé potrebbe imparanoiare persone, in particolare con dread giovani, perché possono pensare: ok, i miei dread rischiano di rovinarsi, di non ammapparsi bene, e magari rallento l'ammappatura, insomma. Questo potrebbe essere un problema per in particolare persone con dread giovani, che già hanno i dread da poco, oppure persone che se li stanno facendo free form. E in quel caso appunto lo sciacquo dello scalpo va bene, perché appunto sciacquando solo lo scalpo per tirar via il sudore, non serve massaggiare e quindi non andiamo a rovinare niente. E le fascette vanno bene, quelle larghe, però metterò il link qua sotto che Dreadlab ce l'ha, belle larghe, in modo che tengano tutto ben compattato e non si muova tutto più di tanto, e quindi le radici non vadano a incasinarsi più di tanto facendo sport. E poi altre cose, il volume dei dread è anche questo un problema, perché i dread hanno un certo volume, hanno più volume dei capelli non dreadati,
E quindi molto spesso i caschi non entrano e le cuffie da piscina, ad esempio, regolari, sono completamente inutili per noi praticamente, a meno che non siano iperelastiche, che non sono così comuni quelle iperelastiche. E per cui per i caschi ovviamente cercare una misura più grande è una buona idea, e per la piscina Dreadlab ha delle cuffie apposta, metterò un'immagine qua per farvi capire la capienza, diciamo, delle cuffie di Dreadlab, e queste sono utili per andare in piscina, non tanto per proteggere i capelli dall'acqua, quanto per appunto contenerli tutti, che non è, che è una sfida per una cuffia da piscina normale. Per quanto riguarda i caschi, molti per esempio giocatori di football americano decidono, afroamericani in particolare, perché loro molti vogliono avere i dread per questioni culturali, decidono di tenerli corti. Potrebbe essere un buon compromesso per ragioni pratiche, in particolare se si è atleti ad alto livello, però poi ci sono anche altri atleti, tipo c'è come si chiama? Il tennista, quello giamaicano tedesco, si chiama Brown di cognome, non mi ricordo più come si chiama di nome, lui ha dei dread molto lunghi. Ok, lui gioca a tennis, quindi non indossa né caschi né niente, però è un esempio di una persona molto motivata a avere i dread. Comunque immagino che giocare a tennis con dei dread, cioè ce li ha più lunghi dei miei, giocare a tennis con i dread che ti pesano sulla testa, vanno dappertutto, non è così pratico, insomma, però dipende appunto da quanto vogliamo avere i dread anche. Non consiglierei di mettere i dread prima della nostra attività fisica, però comunque, cioè, dipende dalla nostra motivazione ad avere i dread, diciamo, a livello di compromesso che possiamo raggiungere. E vorrei anche farvi vedere qua una clip interessante di Damian Marley, che ha i dread da tipo 20-23 anni, non so, lunghissimi, e lui per giocare a calcio li mette in uno zaino. Poi un'ultima cosa che vorrei dire per quanto riguarda i problemi. Un ultimo problema è la questione dell'odore, perché molti chiedono, ok, come rimediare all'odore, l'odoraccio che viene fuori quando i dread assorbono il sudore e poi si asciugano, cioè poi non li laviamo, cioè ogni tanto possono puzzare. Secondo la mia esperienza, la puzza viene non tanto dal sudore quanto dai batteri che possono crearsi in una, diciamo, situazione umida. Per cui combattere i batteri è una buona idea, e gli spray di cui vi dicevo prima, che rinfrescano la pelle, molto spesso hanno ingredienti antibatterici e quindi sono molto utili per combattere la creazione di batteri e quindi combattere la puzza. E poi un'altra cosa è, ovviamente, più li teniamo bagnati, più rischiano di puzzare di freschin, e per cui una buona idea è cercare di asciugarli al più presto. E quindi su questo ho già detto, insomma, quali potrebbero essere gli strumenti che possiamo usare. Una buona abitudine di mantenimento dei dread è il risciacquo all'aceto, e lo possiamo fare fatto in casa, quindi semplicemente con l'aceto. Di solito si usa aceto di mele perché credo che sia più delicato. Non so se è semplicemente un trend che la gente usa aceto di mele piuttosto che quello bianco, però intuitivamente, così anche a sentirne l'odore, mi viene da pensare che sia più delicato sulla pelle. Comunque va diluito molto, almeno metà acqua e metà aceto, anche più acqua se potete, perché comunque l'aceto avrà comunque effetto, e l'effetto dell'aceto è antibatterico, ovviamente, perché comunque crea un ambiente più acido e i batteri non vanno molto d'accordo con un pH acido, contrasta la formazione di batteri, però a patto che sia ben diluito non va tanto a intaccare il nostro pH naturale della pelle, e quindi l'aceto è diciamo un po' una manna dal cielo per i dreadhead, per diverse cose. Appunto, una è il contrasto della formazione batterica, un'altra è chiude le cuticole, quindi rende i dread più soffici, meno pruriginosi sulla pelle, più soffici. Sì, io tocco questi, in realtà questo è Canecalon, però capite il senso. E poi più lucidi, intrappolano meno cose perché appunto hanno le cuticole chiuse, e quindi l'aceto è un'ottima idea per tutti questi motivi. Il risciacquo all'aceto si può fare a casa, però esiste anche un prodotto della Raw Roots, che non ho mai provato sinceramente, però mi attira molto perché la Raw Roots, vi parlo un attimo della Raw Roots, non sono sponsorizzata né niente, neanche da Dreadlab, però è sempre bello, insomma, supportare piccoli produttori che hanno, insomma,
una filosofia interessante. La Raw Roots è una compagnia danese creata da questa ragazza bionda con i dread parziali che si è interessata molto a questioni di erboristeria, degli effetti delle piante sul nostro corpo, sulla nostra pelle, sulla nostra salute in generale, e ha combinato la sua conoscenza con la necessità di creare dei prodotti per i dread che fossero biologici, vegani, cruelty free, naturali ovviamente, e lei fa questi prodotti in piccole quantità e quindi sono anche magari un po' costosetti, però sono di grande qualità e da quel che dice sul sito, da come mette le cose, sembra che sia molto, veramente molto, molto appassionata sul creare prodotti che veramente sfruttano la forza della natura per darci il miglior beneficio possibile. E questa ragazza della Raw Roots crea questo risciacquo all'aceto, questa boccetta in cui mette diversi ingredienti, quindi fa una specie di infuso di erbe nell'aceto. Oppure forse fa l'infuso e poi lo mescola all'aceto, non ne sono sicura, però mescola queste erbe in modo da avere altri benefici per i capelli e per lo scalpo, per cui anche questo prodotto è molto interessante a mio avviso e andrebbe la pena darci un'occhiata. Io non l'ho ancora fatto, però ho in programma di farlo, e anche gli altri prodotti della Raw Roots sembrano molto molto interessanti. Hanno anche un antipidocchio, come si dice, antiparassitario per i dread. Qualcuno mi ha chiesto recentemente quanto tempo potrebbe andare via per prendersi cura dei dread per una persona che è già impegnata con sport e scuola, e gli avevo detto che comunque ne parlerò con Holly in un live probabilmente, perché stiamo preparando delle piccole sorprese per il nostro pubblico di appassionati di dreadlocks, e quindi probabilmente parleremo anche di sport, e così sentirete anche le sue opinioni, perché comunque tutto quello che vi sto raccontando in questo video sono le mie opinioni, le mie ricerche, e con i dreadlocks non sono una scienza, e quindi è sempre bene informarsi, sentire opinioni di più persone. Comunque la risposta alla domanda quanto tempo portano via i dread varia tantissimo. Con i dread si può decidere quanto tempo investire in loro, e dipende anche dal capello, perché certi tipi di capello avranno bisogno di più cure come senza i dread, per cui è difficile rispondere a questa domanda, però quello che vorrei dire è che se volete i dread c'è sicuramente il modo di averli, e potete anche decidere di averli corti tipo i giocatori di football americani, afroamericani, ecco, un modo c'è, quello volevo dire, però trovo un po' triste che a volte si sente dire o si legge nei gruppi che la gente veramente decide di evitare di fare certe attività perché ha i dread, e sì, io cioè non credo in questa cosa, nel senso se voglio fare qualcosa la faccio lo stesso in sostanza, anche se ho i dread, e quindi ecco, volevo dire questo, di fare comunque quello che vi piace, di mantenervi in salute, che quindi lo sport è abbastanza essenziale, e basta, e quindi penso di aver finito per questo video. Ho creato un articolo a proposito in inglese per Dread Lab, per cui volevo trasformarlo in un video in italiano, non in inglese, perché di informazioni in inglese ce ne sono già tante online, però in italiano non così tante, per cui ecco, questo era il mio contributo, e basta, ci vediamo al prossimo video. Se avete domande scrivetemi qua sotto, ovviamente se vi interessano questi argomenti iscrivetevi al canale, perché continuerò a postare informazioni sui dreadlocks, ma anche su altri argomenti tipo veganismo, viaggi, che adesso è un argomento un po' così, cioè delicato, però comunque è nei miei argomenti in sostanza, e anche altre cose, vorrei parlare di altre cose. Comunque ok, questo è tutto, e ci vediamo al prossimo video.